Ciao, questo è il tutorial di QuotaMath. Ecco qua, questo è il file. Allora, QuotaMath praticamente è un pronosticatore per segni da doppia chance, ma è una doppia chance in questo caso che viene giocata separata, cioè il segno 1 e il segno X, e non la doppia chance secca. Scopo di questo file è quello anche di, una volta individuata la doppia chance, pronosticata la doppia chance, questa viene tramutata in un dashing di parziali finali in automatico. Per cui, impostando qui la puntata che vuoi fare, il file ti calcola già le puntate da effettuare sul tuo book sul tuo book preferito. Sta di fatto però che per ogni puntata, come vedi, dovresti eventualmente utilizzare l'arrotondamento, cioè in questo caso per esempio potrebbe essere 41 oppure 40, in questo caso 26 o 25, in questo caso sicuramente 9, in questo caso sicuramente 25. Insomma, è buona norma o quantomeno la norma che usano, la regola che usano quasi tutti, quella che oltre lo 0,50 si va per arrotondamento ad eccesso, cioè 40 e 55 diventa 41, sotto lo 0,50 si va per arrotondamento per difetto, cioè se fosse 40,45 si giocherebbe 40. Quindi lo scopo, dicevo, è quello di, una volta individuata la doppia chance, cioè i due segni che andrebbero giocati, anziché giocarli come segni fissi, cioè 1x o x2, vanno giocati in dashing con i parziali finali. Ciò non toglie, però, cioè, a che serve? Perché? Perché si fa sì che, escludendo dai parziali finali quello che è il pronostico del ribaltone, cioè l'1-2 o il 2-1, come intesi sempre come parziali finali, cioè segno 1 al primo tempo, 2 finale, 2 al primo tempo, 1 finale, il cosiddetto ribaltone, escludendo quello, si fa sì che il valore della doppia chance che si dovrebbe giocare, cioè in questo caso è data 1,25, si può aumentare di 10, 15, 20 punti rispetto a quella offerta dal book. Come vedete, in questo caso la quota offerta è 1,25, con il dashing si otterrebbe l'1,37 come quota, il che non è poco. Come si inseriscono i file? Come al solito si va sul, come al solito nel senso dei miei file, si va su Planet Twin, si apre il palinsesto giornaliero, si sceglie il campionato, tanto per dire che ne so, vediamo il championship, il campionato, si sceglie la partita. Mediamente è bene sempre cercare di utilizzare QuotaMath per quelle partite che sono equilibrate, cioè che hanno quantomeno un segno superiore a 2. È inutile andare a usare QuotaMath per partite tipo 1,35, che ne so, 1,47. Insomma, è bene utilizzarlo per quelle partite abbastanza equilibrate. In questo caso prendiamo come esempio Hull City Wigan, va bene? Per cui andiamo sul parziale finale e cominciamo a copiare i primi dati, che sono quelli di Hull City Wigan. Vedete, facendo illuminare in giallo la partita interessata, trasciniamo il mouse fino al 2-2 e non oltre l'ultimo numero della quota. Dopodiché, con il copia, niente, facciamolo con i tasti da tastiera, CTRL C, copiamo i dati e andiamo a portarli nel file cliccando qui sul parziale finale. Non vi impressionate di tutte queste scritte qua così, perché cambieranno appena andiamo ad inserire quest'altro gruppo di quote. Qua di al sito di Wigan prendiamo dall'orario, quindi 20:45, e ce lo trasportiamo fino alla quota della doppia chance, l'ultimo numero della quota della doppia chance, non oltre. CTRL C, andiamo sul file, inseriamo segni fissi ed ecco qua abbiamo il pronostico.
allora, come vedete, la quota offerta da Book è 1,29 con la doppia chance 1x. Abbiamo controllato, giusto per, difatti, 1,29. Se la giocassimo invece, se la giochiamo, se giochiamo questo pronostico, così come offerto, come proposto dal Dudging, vedete che la quota salirebbe a 1,42, cioè è un bel saltino in avanti. Che dire? Dire che quando vedete le icone che segnalano il pronostico sono questi qua sulla destra. Quando ci sono due pronostici racchiusi in un cerchio, qui il Buffett era chiuso nel cerchio, significa che il pronostico dominante da quotamat è il segno 1, oppure il segno 2, nel caso che questo Buffett in verde stia qui al posto della X rossa. Quando invece vedete che viene dato questo Buffett qui in corrispondenza del segno X, significa che quotamat dà come pronostico prioritario la X, per cui dovrebbe essere probabile che questo incontro termini in pareggio. E molto spesso, ma questa è un'aggiunta fuori da quotamat, molto spesso quando ho constatato personalmente che quando quotamat segnala la partita con il baffetto così, senza cerchio, spuntato in relazione alla X, la partita il più delle volte termina anche under 2,5. Ma questa è una cosa che andrai eventualmente a verificare. Ma il fuoco di quotamat è proprio questo, cioè individuare l'eventuale doppia chance o i due segni da giocare in modo singolo o in dutching qui con i parziali finali, onde aumentare il valore della doppia chance. Ripeto, fattore importante. E questo baffetto senza cerchio della X. Dopodiché, fatto questo, si può archiviare il pronostico cliccando qui su Archivia Promo e possiamo consultare tutto l'archivio cliccando qui su Archivio, e quindi ci ritroviamo tutto l'archivio aggiornato con delle statistiche per quanto riguarda i segni. Ed ecco qua al City Weekend. Ce l'abbiamo qua sotto riportato, e come vedete, quando il quotamat segnala la X come risultato probabile, molto più probabile, cioè quello prioritario, nella cella in corrispondenza nella colonna della X, del segno X, viene riportato il numero 2 e non il numero 1, cioè il numero 2 identifica la X come pronostico che quotamat aveva dato come favorito. Qui sopra abbiamo le statistiche di tutte le scommesse, cioè quante ne sono state pronosticate e qual è stato lo strike, in questo caso fino adesso è il 75%, e poi abbiamo la suddivisione per i segni. E qui invece abbiamo tutte le statistiche in relazione alle percentuali, alle fasce di percentuali che corrispondono a queste percentuali qua. E allora, per terminare questo tutorial, vi dico da cosa è nato quotamat e perché è così particolare. È particolare perché facendo sto giochino di importare le quote, praticamente mi sono accorto, un attimo solo che perfeziono questo fatto qua. Allora, mi sono accorto che il valore dei tre segni parziali finali corrispondenti al segno vincente davano delle percentuali differenti rispetto a quello che poteva essere la quota del segno, cioè in pratica, two planet, se mi offri 2,13 per la quota del segno 1, o che ne so, 3,30 per la vincita del segno X, mi aspetto che se gioco 1X, XX e 2X, cioè i tre parziali finali che corrispondono allo stesso risultato X vincente, tu mi faccia vincere più o meno gli stessi soldi,
se non gli stessi soldi esattamente. Cioè, queste tre quote qua dovrebbero restituire un 3,30 come quota unificata, e invece no, otteniamo un 2,17, cioè un 3,17. Ecco qua. Il che non mi sembra giusto e non capisco perché. E allora questa incongruenza ha acceso una lampadina nella mia mente e ha fatto sì che nascesse quota matta. E in virtù di queste incongruenze, il quota matta va a estrarre quelli che sono i pronostici secondo le fasce di percentuali che non corrispondono alla normalità. Va bene? E quindi queste fasce qui di percentuali sono riportate in questa statistica qui, per cui sempre consultando le statistiche si può perfezionare o migliorare anche quelle che sono le scommesse e quella che potrebbe essere la individuazione dei pronostici da parte di quota matta. Ok, questo è quanto, non c'è null'altro da dire. Grazie.